Dai ragazzi, siamo a palle! Madonna! Oh, ma non mi va! Oh, fermo! Buongiorno! E inizia una nuova giornata qui in Norvegia, a Tromsø. Non imparerò mai a dire. Sono le 8:30 ed è... si vede un cazzo, ma è buio come le cose buie. Adesso si scende e poi... Catamaran. Hashtag catamaran. La cosa bellissima è che si può stare tranquillamente fuori, non fa troppo freddo, non tira vento e c'è una sensazione di pace qua fuori che davvero poche volte sono riuscito a sentire. Ho già fatto una crociera sui fiordi, adesso siamo sulla barca che ci porterà a vedere le balene, però è decisamente figo. Faccio il video in bagno. Questo è il bagno del catamarano. C'è una doccia nel bagno del catamarano. È molto bellina questo bagno del catamarano. E niente, volevo fare un video diverso. Basta. Quelli ci stanno sopra. Purtroppo qui non si sentiva nulla causa vento, io ero con una macchina reflex nella mano destra e con l'altra Sony nella mano sinistra e mi stavo congelando. Siamo stati fuori per circa 3 ore, abbiamo visto orche, megattere, è stata veramente un'esperienza fantastica. Purtroppo le riprese non rendono perché non avevo un obiettivo lungo, non me l'ero portato, mannaggia a me. Oh, siamo usciti per sbaglio a Tromsø, abbiamo 2 ore e abbiamo visto che le pareti sono di compensato, quindi sono di cartapesta e poi c'è gente che corre in strada, però non ha tanto senso. La chiamavano la corsa del Domopak 666. C'hanno tutte le copertine termiche perché si stanno cagando sotto dal freddo. Sta partendo una challenge, chi si mangia sti spaghetti in scatola di Gino, però sono... Fai vedere, si stappano proprio come il tonno. Te li mangi tu? Manco po' cazzo. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ho comprato questo. Poi il formaggio da riportare a Sinergo. Bello che mi stanno riprendendo quei bastardi e fanno i backstage, capito? La salsiccia di balena, perché qua si può mangiare la salsiccia di balena. Che balena era? Sapete un cazzo, non sapete? Balena. Era balena, no? Perché c'era la megattera. La salsiccia di renna. E ultima cosa, la salsiccia di alce. E lo so che non dovevo. A un certo punto uno fa una scelta nella vita. E quella scelta, porca puttana, è di comprare gli spaghetti alla Capri. Potete non acquistare gli spaghetti alla Capri? Secondo me no. E li proverò insieme a Sinergo, quindi preparatevi. Voi vedete una luce, in realtà siamo in 15 e stiamo percorrendo una strada di notte, siamo appena iniziato proprio. Notte, sono le 7. È notte però, sono le 7 ma è buio come le cose buie. Potrebbe uscire l'uomo nero e incularci tutti. Vabbè, ci vediamo perché stasera c'è una vichinga, il tizio però aveva la motoslitta, quindi poco vichingo. Attenzione, siccome il nonnetto qui ci ha fatto fare una salita. Io sono anche un artigiano e un goldsmith.
Allora, ragazzi, qual è stato il problema? Che ci ha fatto fa 45-50 minuti di salita e quindi abbiamo scroccato tutto il bagardo, tanto non capisce niente. Quindi abbiamo messo tutto il bagardi dentro i bicchieri e niente, è finito il bagardo. Però ci sono le stalla è scomparsa nella neve. Ecco. Le stalattiti. Ah! Posso uccidere le persone? No. Guardate in che posto ci hanno portato. 50 minuti però dai, adesso ne vale la pena. Tutti i piatti in argento che ci fregheremo a fine cena. Non lo diciamo per niente, tanto non capisco. È veramente bello. Se si mangia anche bene, abbiamo fatto 13. Se si mangia male ve lo diciamo. Ma questo posto è veramente bello. È caratteristico. E ci faranno ubriacare. Scuola, salute! Questa birra la fanno qui. Ed è poco alcolica. Questa zuppa la fanno qui. E ci sono tre pesci. Adesso vattene a pesca che pesci ci sono dentro. Non è dato saperlo. Buon appetito. Sì, lo so, e purtroppo non tutti mi conoscono, non sanno che cosa faccio io durante i pranzi. Però è buono. È buona. Si sente la panna tanto, si sente il peperone e si sente il merluzzo. Ci hanno portato l'agnello, cioè siamo andati a prendere l'agnello. Adesso lo assaggiamo perché si usa qui una salsina perché è troppo asciutta. Conoscendo bene l'agnello si sente troppo, si vede che non va bene l'agnello, però il posto è figo, è bello, è stato costruito da loro, in due persone, ci hanno messo 2 anni, wow. Sì, c'ho un coso da vichingo e mangio il dolce, è molto buono, che la gente ride perché non sa che cosa faccio. Ok, stanno dicendo che sto parlando con io. Glielo spiegate per cortesia, che lo faccio per voi. Mangio per voi. Comunque. Grazie. Vedi? No, cioè chi ascolta. Sono tutti dolci molto buoni, molto buoni. Forse un po' asciutti. Però dai, si fanno mangiare. Poi il posto è figo. Prima siamo stati fuori, ho fatto un po' di foto e ve le faccio vedere. In conclusione, con i miei capelli terribili, è stata una cena bellissima, stupenda, anche molto suggestiva. Adesso stiamo cercando di coronare l'ultima chicca, che è l'aurora boreale, perché qui siamo immersi nel nulla, non c'è elettricità, quello che vedete sono tutte candele, vere candele. Ragazzi, siamo su Jackass, è un monopattino sci, è la prima volta che uso monopattino sci. E se è giusto morire, forse è bello farlo in Norvegia. Ciao! Madonna, sta distruggendo! Lo so, bravissimo! No, guarda, è il pezzo definitivo! È il pezzo definitivo! Via! Oh, questo va via! E cazzo vai! E cazzo vai! Fermati! Dove cazzo si frena su sto? È bellissimo, lo voglio a casa! Lo voglio a casa! C'è una troupe di illuminatori seriali, vi vogliono vedere tutti morti! Allora, questo c'è il freno e c'è lo sterzo e credo che non sia la mia misura. Così, ad occhio e croce, eh! Allora! Via! Yeah. Ok, va piano. Però... No, poi accelera. Dai ragazzi, siamo a palle. Madonna. Oh, fermo. No, fermati. Lo voglio a casa. È bello. È bellissimo. Lo voglio a casa, sto qua. Frena! Ok, scendo con questo! È bellissimo! Ah! Non so che ore siano da voi,
Ma qui è esattamente 1:03 di domenica 7 gennaio. Un'ora fa, quindi il 6 gennaio in realtà, ho visto la mia prima aurora boreale. Ora, la giornata è stata perfetta. Ha rasentato la perfezione, abbiamo visto le banene, l'avete vista nel video, abbiamo mangiato in un ristorante bellissimo, ci siamo fatti un giro per il centro, ci siamo divertiti sugli slittini, pazzesco, e c'era nell'aria un po' di malinconia per il fatto di non aver visto l'aurora boreale, purtroppo. Gli ultimi 10 minuti ce ne stavamo andando, perché poi i norvegesi, quando vogliono che te ne vai, te lo dicono chiaro e tondo, cioè ce ne dobbiamo andare, punto, finisce lì la storia. Però la nostra guida Diego ha insistito, Diego è stato un grande, lo ringrazio tantissimo, e ringrazio la Blueberry per aver scelto lui, perché ha detto no, ci sta la possibilità, il cielo si è aperto, cioè il cielo che prima era totalmente nuvoloso si è aperto e si è vista l'aurora. Non era esagerata, però siamo riusciti sia a fotografarla che a vederla ad occhio nudo. È difficile vedere l'aurora, abbiamo girato praticamente 6 ore in autobus per cercare di beccare uno spot, non è stato proprio, non c'è stato verso di beccarla, e quindi eravamo già tristi, un po' di malinconia, ecco, perché poi è stato bellissimo questo viaggio, questa vacanza, il primo viaggio organizzato con un gruppo di voi, e anzi risaluto tutti i miei compagni di viaggio, sono stati fantastici, e la cosa figa è che condividiamo le stesse passioni, quindi praticamente si faceva una battuta, ridevano tutti quanti perché sapevamo esattamente di cosa si stesse parlando. I ragazzi hanno fatto tutti amicizia. All'inizio ero un po' scettico perché era la prima volta che organizzavo un viaggio con gli iscritti, ma mi sono dovuto ricredere, e davvero spero vivamente che tutti i prossimi viaggi andranno così, ma ne sono più che certo, più che sicuro. Il Giappone ci aspetta, io domani mattina ci alzeremo ancora una volta presto, perché ci sarà un viaggio doppio aereo, poi io da Roma dovrò riprendere la macchina per tornare a Termoli, arriverò tarderrimo, probabilmente arriverò verso 1:00 o le 2:00, però domani mattina abbiamo deciso tutti insieme di andare a fare delle foto panoramiche. Non so se riuscirò a inserirvele magari nella parte finale di questo video, però ecco, ci tenevo a fare un discorso finale in pigiama, nel mio sexissimo pigiama, con questo sexissima testata del letto e completamente devastato dalla stanchezza, perché sto dormendo davvero poco a notte, però è veramente bello. Io vi lascio, scusate per questo flusso di pensieri che ogni tanto mi parte, ma ci tenevo a farvi partecipi. È stata una serata stupenda, si è conclusa nel migliore dei modi, e wow, non so che dire di più. Allora, siamo in aeroporto anche se non sembra, e giustamente facciamo il brindisi di fine viaggio, no? Quindi io ci tengo a ringraziarli tutti perché sono tutti fantastici questi personaggi qui. Quindi grazie a tutti quanti, ci tenevo a ringraziare. Quindi questa è alla vostra. Alla salute.